Benvenuti a tutti a questo primo appuntamento dedicato alle soluzioni tecniche per il fotovoltaico. Io sono Mauro Ferrarini, editor della casa editrice Maggioli, che ha realizzato questa serie in collaborazione con SunBallast. A ogni appuntamento affronteremo un tema e illustreremo un caso studio specifico. Oggi il tema è quello della gestione dei carichi sulle coperture e in nostra compagnia abbiamo l'architetto Andrea Calza, direttore tecnico di SunBallast. Buongiorno Andrea, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Mauro, e grazie a te per l'ospitalità e ringrazio tutti coloro che ci ascolteranno e che parteciperanno. Ecco, per chi non conosce SunBallast, quindi per iniziare ti chiederei una breve introduzione della società. Chi siete, cosa fate? Sì, allora io, come già anticipato tu, sono Andrea Calza, architetto responsabile dell'area tecnica e della progettazione in SunBallast. Il marchio SunBallast, la nostra azienda, nasce nel 2012, quindi poco più di 10 anni fa. Siamo un'azienda giovane che in questi anni è diventata anche una solida realtà perché siamo leader in Italia nel commercio di sistemi zavorrati, quindi parliamo di strutture a zavorra in cemento per la posa e l'installazione di pannelli fotovoltaici su coperture piane, ma più in generale su superfici piane. E i nostri clienti sono installatori, progettisti, distributori EPC, sia in Italia ma anche all'estero, quindi in territorio europeo. Il nostro obiettivo in particolare è quello di dare nelle mani degli installatori soluzioni di qualità. Soluzioni semplici, pratiche e veloci da montare in cantiere, da montare sulle coperture, in modo da ridurre quelli che sono i tempi di posa e le operazioni di cantiere. E la particolarità delle nostre soluzioni è sicuramente quella di evitare fori sulle coperture, quindi di bucare le coperture e i solai. E questo fa sì che si eliminano eventuali infiltrazioni di acqua nel corso del tempo, nel corso degli anni. Sono soluzioni certificate, dimensionate, testate con varie prove e verifiche, quindi fatte per durare nel tempo. Certo, ed è un'attività che prenderà sempre più piede anche perché sappiamo che tra comunità energetiche rinnovabili, la nuova direttiva Case Green, la domanda di edifici e di strutture alimentate con impianti fotovoltaici e fonti di energia rinnovabile saranno sempre più richiesti. Però entriamo un po' nel vivo di questa chiacchierata, di questa trattazione. Come dicevo in apertura, parliamo di gestione dei carichi sulle coperture e ovviamente questo tema è collegato strettamente al dimensionamento dell'impianto fotovoltaico che il committente ha intenzione di installare sulla propria copertura. Ecco, i calcoli per la gestione dei carichi devono essere eseguiti dal progettista, però mi chiedo e ti chiedo a questo punto se il vostro ufficio tecnico è in grado di supportarlo e in che modo. Allora, rispondo subito dicendo che sì, supportiamo e diamo assistenza a 360 gradi a tutti i tecnici e progettisti del settore nella fase di progettazione e anche di installazione, nelle fasi preliminari, diciamo, per il layout e la disposizione dei pannelli, ma anche nella fase di calcolo e dimensionamento delle nostre strutture. Quindi la risposta è assolutamente sì, Mauro, a questa domanda. Il tema dei carichi e del peso in copertura, però, diciamo che è un argomento molto importante, fondamentale, a volte anche delicato da considerare fin dalle prime fasi della progettazione appunto degli impianti fotovoltaici. Rappresenta un argomento di grande interesse e sempre attuale dal punto di vista della sicurezza, perché da un lato abbiamo la sicurezza dell'edificio, quindi della copertura, dall'altro lato abbiamo la sicurezza dell'impianto fotovoltaico. Mi spiego meglio, le nostre strutture vanno in semplice appoggio, quindi devono essere dimensionate alle sollecitazioni del vento, quindi l'impianto fotovoltaico deve avere un peso minimo al di sotto del quale non può andare, perché altrimenti non rispettiamo la normativa tecnica in vigore per quanto riguarda appunto i calcoli del vento. Dall'altro lato abbiamo un peso massimo
oltre il quale la struttura fotovoltaica non deve andare oltre in modo che la struttura portante della copertura sia verificata. Quindi all'interno, diciamo, di questo range noi ci dobbiamo muovere. Il nostro ufficio tecnico quindi dà assistenza proprio per questo, per consigliare e per proporre le soluzioni migliori dal punto di vista sia tecnico che economico, in modo da convogliare i clienti, i tecnici del settore verso quelle che sono le strutture migliori in base alle circostanze, in base agli obiettivi e alle esigenze specifiche. E facciamo questo grazie anche all'ampia gamma di soluzioni che abbiamo a catalogo, soluzioni che permettono di orientare i pannelli in vari modi, con diverse inclinazioni, e siamo in grado anche di accessoriare attraverso dei componenti aggiuntivi, i nostri sistemi in modo da dimensionare e, in modo da, resistere, far resistere le nostre strutture alle sollecitazioni del vento che vengono calcolate. E qui ritorno alla tua domanda, Mauro. Calcoli che eseguiamo direttamente noi, e ovviamente ci dobbiamo avere un rapporto molto stretto, Certo. quotidiano con quelli che sono i progettisti e i clienti, perché ci servono una serie di informazioni, ovviamente in fase preliminare, per andare a fare determinati calcoli. E tutto questo poi sfocia in un'offerta economica alla quale alleghiamo anche una nostra relazione, un nostro report tecnico costituito, come vedremo poi magari anche attraverso un caso studio, da un disegno, da schede tecniche, schede di montaggio, insomma tutto quanto l'occorrente per garantire la sicurezza e la stabilità dell'impianto fotovoltaico che viene certificato direttamente da noi. Certo, no, beh, è un servizio non banale, anzi direi prezioso per il progettista, per il committente. E tu, Andrea, lo hai anticipato, abbiamo preparato, abbiamo predisposto appunto per andare sul concreto su un caso studio, un esempio in merito. Per cui io ti pregherei se vuoi condividere anche il materiale Sì. che hai preparato in maniera tale da dare a chi ci vede, chi ci ascolta, un'idea concreta di quello che Samballast realizza. Prego. Sì, Mauro, ma tornando un attimino alla domanda di prima, volevo un attimo precisare una cosa. Servizio tecnico che diciamo offriamo completamente in modo gratuito ed è diciamo il nostro plus, perché ci siamo accorti, insomma, in questi anni che avendo tante strutture, tanti sistemi a catalogo e a listino, e l'obiettivo anche del nostro ufficio tecnico e commerciale è quello di far conoscere le strutture e Certo. per seguire nella scelta i nostri clieni. Okay? E proprio con questo caso studio vediamo, diciamo, un impianto realizzato da un nostro cliente, in questo caso un cliente tedesco, quindi un impianto in Germania, dove abbiamo ascoltato quelli che sono e quelli che erano gli obiettivi del nostro cliente, le sue esigenze per la scelta della struttura. E in questo caso eravamo su un capannone industriale, quindi un impianto fotovoltaico industriale, un impianto da 175 kW. Il modulo fotovoltaico era un modulo standard, quindi con dimensioni abbastanza standardizzate. Il Certo. sistema utilizzato è uno dei nostri sistemi Connect, sistemi che vengono utilizzati molto su queste ampie coperture, molto vaste, molto ampie, con pochi ostacoli o impedimenti. E da qui, ascoltando il cliente e chiedendo lui, facendo un'indagine, qui torniamo alle informazioni proprio di cui abbiamo parlato prima, le informazioni che ci servono, e abbiamo capito che l'esigenza del cliente era sì, quella di avere un sistema resistente al vento, perché l'area, la località di riferimento aveva delle sollecitazioni molto, molto elevate, perché era molto aperta, libera da ostacoli, però il cliente aveva anche una copertura particolare, particolare nel senso che capita spesso che questi capannoni industriali abbiano una struttura portante non in calcestruzzo, non in cemento armato, ma con delle grandi travature metalliche, quindi il sovraccarico che si può inserire su queste coperture è limitato, quindi c'erano dei limiti di carico. E da qui il nostro ufficio tecnico
scelto di utilizzare il nostro sistema Connect che abbiamo a catalogo con diverse inclinazioni, ma in questo caso ha un'inclinazione di 15 gradi. È un sistema che, grazie alla sua, geometria, alla sua conformazione, crea un reticolo. È un sistema collaborante. E questo è un vantaggio, per due aspetti. Il primo perché, grazie appunto alla sua conformazione, il collegamento tra le file permette di raggiungere delle elevate prestazioni al vento. Al contempo, però, gli elementi in cemento, che sono di tre tipologie, come vediamo da questo schema, hanno dei pesi Sì. limitati. Okay? L'ultima zavorra, per intenderci, la zavorra più pesante, è un peso di 30 kg, quindi pesi leggeri. Attraverso questo sistema quindi si possono raggiungere delle elevate prestazioni al vento a fronte però di carichi limitati in copertura e soprattutto distribuiti, ben distribuiti, perché essendo un sistema che fa collaborare le file sia in senso longitudinale che trasversale, i pesi sono uniformemente distribuiti sull'intera area, sull'intera superficie di influenza dell'impianto del campo fotovoltaico. In questo particolare caso, il sovraccarico che abbiamo inserito in copertura, struttura, parlo di struttura, quindi sia zavorre sia Certo. pannelli, è intorno ai 20 kg a metro quadro, come vediamo. Il limite del cliente era 25 kg a metro quadro, quindi lo abbiamo rispettato ampiamente. Il carico, come abbiamo detto prima, distribuito e un'elevata prestazione al vento. E qui abbiamo estrapolato il disegno tecnico che il nostro ufficio tecnico ha elaborato durante la fase di progettazione e di studio, in cui abbiamo inserito tutti gli elementi che compongono l'impianto, in modo che l'installatore possa andare in cantiere e abbia già le idee chiare di come deve montare i nostri elementi di fornitura. E, come vediamo, abbiamo aggiunto dei pesi supplementari, degli elementi aggiuntivi. Su alcune file, sono quelli di colore scuro, Sì. sulle file diciamo esterne, perché generalmente le normative tecniche europee suggeriscono, dicono anzi, impongono che ai lati delle coperture degli impianti ci possono essere delle turbolenze del vento più elevate. Quindi noi abbiamo aggiunto questi pesi per verificare il sistema. Da qui ne esce appunto l'impianto fotovoltaico che abbiamo visto anche prima nelle immagini precedenti. E un bel impianto da 175 kW e per la progettazione abbiamo utilizzato anche il nostro configuratore. Configuratore anch'esso gratuito che si può trovare sul nostro sito, basta iscriversi. È un configuratore che può semplificare in alcuni casi la progettazione proprio dell'impianto perché è semplice da utilizzare e si possono realizzare gli edifici e tutti gli elementi che compongono l'edificio. Quindi si può renderizzare poi in 3D il tutto e avere un report che, oltre che essere qualitativamente importante, è anche graficamente, insomma, qualcosa che è ben voluto poi anche dal cliente finale o comunque il nostro Certo. cliente. Aiuta tutto, insomma. Certo, aiuta tutto. Quindi questo configuratore può essere utilizzato dai progettisti che visitano il sito di SunBallast, si registrano gratuitamente e possono già quindi cominciare a impostare la struttura del proprio impianto. Esatto, basta loggarsi, bisogna iscriversi, è gratuito, non bisogna scaricare nulla sul proprio computer perché lavora online, quindi basta avere un buon computer e una buona linea internet. Si può configurare l'impianto come si vuole, c'è un catalogo, una libreria con i nostri sistemi, le nostre inclinazioni e il configuratore già di suo, già diciamo di default, può rilasciare una distinta materiali, quindi degli elementi che costituiscono appunto l'impianto. E se si vuole, magari in una fase successiva, perché magari inizialmente bisogna fare solo un preventivo di massima, non si è ancora fatto il sopralluogo, quindi si è in una fase preliminare. In una fase Certo. successiva il progetto può essere condiviso direttamente con noi, con il nostro ufficio tecnico, in modo che possiamo fare tutte le valutazioni, i calcoli, il dimensionamento e poi da lì stilare una lista che è definitiva e completa.
Certo, affinare il preventivo e il progetto stesso. È molto interessante, tra l'altro, ecco, una serie di servizi aggiuntivi, ma tu mi dicevi gratuiti in realtà, che SunBallast fornisce, quindi supporto ai calcoli per il dimensionamento e la gestione dei carichi, ma anche appunto il configuratore per avere una struttura di impianto già sufficientemente raffinata e definita. Io ti ringrazio, Andrea, per questa chiacchierata, perché mi sembra che sia molto interessante per chi ci ascolta e per chi ci guarda. A questo punto volevo ricordare a tutti coloro che ci stanno seguendo che questo è un primo appuntamento di una serie in cui andremo a esaminare altri casi studio particolari, sempre con l'aiuto di SunBallast. Potete vedere questo video e tutti gli altri, vi invito a farlo collegandovi a ediltecnico.it, ma è disponibile anche sul canale YouTube della casa editrice Maggioli nella playlist di Ediltecnico. Io a questo punto ringrazio tutti per l'attenzione, ti ringrazio Andrea anche per essere stato qui e per averci spiegato in maniera così sintetica ma chiara il tutto. Io ringrazio E... te, Mauro. Spero di aver dato delle informazioni, dei dati che possono essere utili. Consiglio magari di andare anche per chi ha tempo di andare a vedere il nostro sito web in cui c'è una sezione proprio degli impianti, di centinaia di impianti realizzati con le nostre Certo. zavorre. Può essere molto utile per farsi un'idea ancora migliore. E poi comunque sia io che tutti i miei colleghi rimaniamo a completa disposizione. Questi sono i contatti, diciamo, principali, se sono ancora condivisi. Rimaniamo a completa disposizione per Certo. chi volesse maggiori informazioni o delucidazioni o chiarimenti, ecco. Certo, quindi ricordiamo l'indirizzo anche del sito che è quindi sunballast.com, giusto? Esatto, sì. Per tutti coloro che sono interessati. Vedrete poi alla fine del video un'ulteriore vetrina in cui ci sono tutti i riferimenti per avere delle consulenze o delle ulteriori informazioni dagli esperti di SunBallast. A questo punto ringrazio tutti e do appuntamento alla prossima videoconferenza, alla prossima video intervista. Grazie a tutti e grazie Andrea. Grazie, alla prossima. Ciao, grazie.